il mondo va, io aspetto qua, seduto immobile a pensare. Siamo qui nella foresta amazzonica, nel polmone del mondo, con due amici particolari, Kinga e Peter, una scimmia ragno e una scimmia cioro. Della terza N della scuola media statale Publio Virgilio Marrone di Palermo e la professoressa Alessandra Gianforte per sostenere e aiutare i ragazzi di Calypso e della foresta amazzonica. Grazie per aver accettato di far parte del cerchio grandissimo che arriva qua, oltre oceano, e per aiutare il polmone del mondo. Presto i ragazzi di Calypso, i bambini di Calypso, faranno anche loro dei bracciali per voi. Già Leo mi ha detto che voi avete fatto dei bracciali per i bambini di Calypso. Volevano seppellirci, ma non sapevano che siamo dei semi. E voi siete i semi del futuro, della speranza. Grazie ai ragazzi della terza N. Ragazzi, siamo già entrando dentro la foresta. E siamo arrivati in un aguajal. Che cos'è l'aguajal? È proprio un punto dove ci sono varie piante di palma di aguache. La palma dell'aguache ha una caratteristica particolare di portare l'acqua basso verso l'alto. Infatti vediamo un po' di acqua e vediamo la palma dell'aguache che è grande. Qua possiamo vedere la foglia a forma di mano. E questa palma è una pianta particolare della foresta che cattura molta anidride carbonica, per 4-5 volte di più l'anidride carbonica delle altre palme e degli altri alberi della foresta amazzonica. E quindi proprio questo albero è chiamato spesso l'albero della vita. Passando da un punto all'altro della foresta, ragazzi, bisogna stare innanzitutto bene attenti e spesso passare dei punti molto particolari, dei piccoli ponticelli fatti di alberi o tronchi caduti. Bisogna venire con gli stivali perché bisogna passare dei punti dove c'è acqua, dove c'è fango. Se noi guardiamo ogni punto, voi potete vedere delle bellissime piante che alcune volte trovate nei nostri vivai in piantine piccole piccole. Qua sono in dimensioni giganti. Tante delle piantine che troviamo nel vivaio vengono proprio dal Sud America e proprio dalla foresta amazzonica. Arrivati agli alberi più grandi di questa parte della foresta. Già non siamo una foresta primaria, ma una foresta secondaria, che significa che questa parte di foresta è stata tagliata dall'uomo. Però troviamo due alberi che sono uguali, non li hanno tagliati, quindi come la foresta primaria. Ecco questo albero stupendo che è alto più di 60 metri e vediamo varie liane attorcigliate nel suo stupendo tronco. Di fronte troviamo un altro albero . Ecco vediamo quanto è alto. E questo albero è pieno di vita. In ogni strato, in ogni metro che saliamo, troviamo vari tipi di epifide, di orchidee, di insetti, di rane che stanno nel suo tronco, nei suoi rami. Sì. Guardate questa bellissima epifide. Questa è sicuramente è caduta dall'albero, perché questo si ritrova quando sopra gli alberi o nei rami degli alberi. C'è stato un temporale la notte scorsa ed è caduta. A parte gli alberi troviamo tante liane. Questa è sempre una liana che sale e va sopra l'albero. Questa è una liana intrecciata. Guardate che strana. E queste sono quelle che si vedevano nei film di Tarzan. Eccomi qua con un'arma particolare della foresta amazzonica. Per entrare nella foresta abbiamo bisogno del machete, un grande coltellone che ci serve per farci largo per le liane o qualche arbusto piccolo. E con il machete vediamo se qua abbiamo trovato un altro nido di termiti. Però ci sono poche termiti. Ecco che stanno uscendo. Le vedete, sono come piccole formiche. E guardate come fanno
con la terra fanno questo nido che sembra un piccolo alveare. Ecco qui un nido di termiti e vediamo che sono come delle formiche marroni che salgono qua sopra la mia mano. Una piccolissima rana, ancora piccolina, questa assomiglierà a una foglia d'adulto. Dopo più di 2 ore di camminata quasi all'interno della foresta, eccoci di ritorno. Abbiamo messo il pannello della tree led lantern a caricare e questa notte avremo la luce grazie al sole, questo magnifico sole. Andiamo. Grazie della terza N. Abbiamo fatto una bella camminata nella foresta, un bel po' di acqua dopo questa bella camminata e guardate che cosa abbiamo qui, la tree led lantern. Abbiamo messo il nostro pannello al sole e tra poco arriverà l'oscurità qui nella foresta. Qui verso le 6:15 già fa buio e 12 ore dura la luce, 12 ore le tenebre, e quindi quando arriverà il buio noi accenderemo la nostra tree led lantern e darà luce a questa nostra casetta qui nella foresta. Ecco qua due amici che vi salutano, cari ragazzi della terza N. Sono due cucciolotti che sono stati abbandonati dalla madre e noi poco a poco stiamo andando a mangiare e come vedete stanno crescendo. Hola, hola Pepe, hola. Ecco un altro amico, si chiama Pepe, hola. Saluta i nostri amici della terza N. Ecco con Coco, il nostro croccodrillo. Lo andiamo a posare nella sua laguna. Cari amici della terza N, inizia a diventare sempre più oscuro e ci viene a trovare qua un simpatico, qua lo chiamano Ai Mama, è un gufo, fa parte della famiglia dei gufi, è molto particolare, ancora è un cucciolotto, non sa ancora volare e presto arriverà la notte e lui si sveglierà, ancora in dormiveglia perché lui si sveglia la notte e vola la notte. Guardate che simpatico, guardate che dolce. Dalla foresta amazzonica, da questo stupendo panorama è tutto. Un saluto dallo staff del Nuestro Orizzonte Verde, del Setri Tires qui in Amazzonia. Grazie ancora ragazzi per quello che fate. Ricordatevi che volevano seppellirci, ma noi siamo semi. E quindi forza ragazzi, alla grande. E spero presto che un giorno verrete anche qui nella foresta amazzonica a conoscere i vostri amici di Calypso, lo stupendo panorama del polmone del mondo. Un saluto particolare anche dal nostro gufo Ai Mama. Ciao ciao.